Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Denarman. Siamo tornati su Gran Turismo 7. Proseguiamo la nostra carriera. Ragazzi, prima di iniziare, come al solito, lasciate un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale per supportarmi. Allora ragazzi, chi avesse visto lunedì sera la live, ricordatevi sempre lunedì sera 21.15, 21.30 la live sul canale, abbiamo preso la nuova patente A internazionale, scusatemi, B internazionale, internazionale B, appunto, B internazionale, e praticamente abbiamo fatto un po' di modifiche, abbiamo sistemato alcune macchine e abbiamo provato come ultima cosa a fare il torneo di Asia-Oceania, che purtroppo non è andato bene. Quindi oggi proveremo a rifare il torneo cambiando macchina e modificandola, perché purtroppo la RX della Nissan non è andata. Quindi, cambiando macchina, riproviamo a fare questo torneo. Io proverei, ragazzi, a prendere la Subaru, la Subaru che c'ha sempre 307 cavalli, e ce l'andiamo a modificare bene bene, e provando poi a vincere il torneo con questa. Allora, intanto andiamo a fare un po' di messa a punto. Come al solito facciamo i primi ritocchini che ci permettono di aumentare i cavalli, diminuire peso e aumentare potenza massima, coppia, quindi ripresa e quant'altro. Quindi andiamo a prendere tutte queste modifiche. Io metterei le sport, passiamo rispetto a un comfort, sono molto più aderenti, ho trasferito l'aderenza rigida nella zona di attività nella sterzata, trattandosi di gomme morbide offrono un'aderenza eccellente ma si consumano più rapidamente. Per sfruttare al meglio le gomme più aderenti è importante scegliere freni adeguati. Per le gomme sportive morbide consiglio sistemi frenanti da corsa. No, metterei le medie, perché le morbide sicuramente si consumano molto molto prima. Poi mettiamo sicuramente l'aumento dell'alesaggio, andiamo a mettere frizione nuova, kit sportivo freni. Ragazzi, metto un po' di modifiche, bisogna tirare su la velocità e la potenza della macchina, perché questo torneo è completamente... E è molto difficile, quindi se la macchina non ha tanta potenza ci rischiamo di ritrovare come ci siamo trovati lunedì sera, e quindi non siamo andati benissimo. Allora montiamo, faccio le belle modifiche, vado a spendere un po' più di soldi, ma amen. Riduzione del peso, no, andiamo a fare ancora. Ok, montiamo questo, montiamo l'intercooler da corsa, così mettiamo ancora poi i cavalli, il filtro, io metterei anche la marmitta da corsa e poi kit freni da Brembo. Aspetta, però mettiamo dischi baffati e dischi forati, mettiamo quelli, questi qua che sono più belli, ci piacciono di più, e pastiglie, perché se no non freniamo. Bilanciamento freni lo mettiamo. Ragazzi, sto facendo proprio modifiche a tutto tondo in modo che la macchina sia pronta per farci volare. E abbiamo portato 372 cavalli. E vediamo un po' questo che ci permette di fare. Più potenza massima lo mettiamo. Ok. E poi vediamo un po'. Questo ci aumenta ancora un pochino i cavalli, e quindi lo mettiamo. Mettiamo anche... No, i pistoncini non li possiamo mettere. Sospensioni sport le mettiamo. Questo sicuramente per la maneggevolezza della macchina. E... ok, questo lo mettiamo. Direi che abbiamo montato praticamente tutto quello che potevamo mettere. Ok, vabbè, estremo, freno a mano idraulico. Vabbè, ma il freno a mano non lo utilizzeremo. Non stiamo utilizzando concretamente. Nuova carrozzeria, no. Ok, abbiamo aumentato parecchio i cavalli della macchina. Andiamo a farci solo questo, ragazzi. Voglio solo cambiare il colore al volo, perché questo blu è un blu classico, ma voglio mettere una cosa molto molto
Facciamo una cosa rapida, e verniciatura, autoreale, nero non c'è sta, volevo fare una bella nera. No, no neanche, scusa, andiamo a mettere, no, metallizzato, mettiamola un, neanche, senti, allora facciamo così, editor livrea, crea, senza che. Ne compriamo una, facciamo una verniciatura, carrozzeria, tavolozza colori, andiamo a metterla lucida, andiamo tradizionale, brillante. Ok, vediamo la nera. Io la voglio così bella nera. Ma sì, facciamo la nera aggressiva. E ok. Ok, le ruote volendo le possiamo colorare invece di rosso. Facciamo una cosa, però vediamo se ci sia tradizionale, brillante. Le metterei rosse così. Ok, perfetto ragazzi, abbiamo fatto una modifica molto molto rapida. Giusto per non avere la macchina. Eh sì, ciao. Non è Subaru. Ok, non andare con la macchina originale perché preferisco sempre faccio qualche ritocchino. Qua abbiamo fatto proprio una cosa molto easy. E sì, applichiamolo. E andiamo a provarci la gara, sperando in questo caso di riuscire a portare a casa il risultato. Perché, ripeto, lunedì sera non è stato facile. Poi con la Nissan velocità massima non andavamo, quindi siamo sempre rimasti molto dietro. Vediamo se così possiamo avere delle soddisfazioni. Allora, pronti via ragazzi? Le piste non sono affatto semplici, ve lo dico subito, soprattutto la prima e la terza sono molto molto complicate, anche perché la terza è tutta stretta, ma la vedremo piano piano. Partiamo subito con la prima a Tokyo, che abbiamo già fatto anche in altre occasioni. Ok, partiamo. Vediamo come va stavolta. Se spinge un po' di più, anche perché gli avversari sono diversi. Rispetto al solito ci sono più. Oh, bella tenuta di strada, ragazzi. Senti come spinge il motore. Senti che bel rumorino. Oh, sembra che vada questa, ragazzi. Mazza se frulla. Ragazzi, un bel like, lasciate un bel like per supportarmi come sempre e per dimostrarmi, come vi dico sempre, di apprezzare quello che faccio. Un like per voi costa poco, per me invece è molto molto importante. E intanto ci andiamo a prendere la dodicesima posizione. Dai, guarda che quanto sgomma, Checco, bravo! Buono, buonissimo, bella ripresa. Sì, cortiamo, undicesima posizione. Cerchiamo di fare la pista in maniera. Ah, buono, buono. Dobbiamo guidare con attenzione perché, come vi ripeto per l'ennesima volta, sono delle gare molto complicate. Gli avversari sono tanti. E qua fai un errore e te perdi 87 posizioni. E intanto ci portiamo in ottava posizione al primo giro. Sono tre giri, come potete vedere a schermo. Ottava posizione, grandi possibilità di recupero. Che poi tra l'altro abbiamo perso veramente. Qua sono andato ai box lunedì sera. E abbiamo perso di un non nulla perché 4 punti, quindi ci bastava semplicemente arrivare paio, due o tre posizioni sopra all'ultima gara, ma quando c'è la macchina che non va, puoi inventarti quello che ti pare, non va. Ok, dai, che abbiamo altri tre davanti. Questa marmitta fa un bel rumore proprio di quelli ruspanti. Sente proprio che brucia. Vai, vai, portiamo avanti. Scusate, volevo tenere un attimo dentro la macchina. Guardate che figa comunque, com'è sportiva, oh.
tanta tanta roba. Scusate, il cambio visuale ci ha portato un attimo di distrazione, ma va bene, va bene, va bene. Ce la facciamo, ce la facciamo. Su Swillo, se non ci chiudono più che altro. E poi mi costringono a frenare. Per non andargli addosso. Anche perché poi andargli addosso ci porta. Vai. Vai, bravo, sportellata. Dai una bella sportellata. Bravo, allargati. Così lo mettiamo dietro. Ragazzi, ci conquistiamo la sesta posizione. Una tenuta di strada fantastica questa macchina. Non ci fa perdere sicuramente terreno in curva, anzi lo fa guadagnare. Abbiamo Kawakami davanti a noi in quinta posizione. Ci mettiamo, proviamo a metterci in scia per andare a prenderci il podio. E credo proprio che le probabilità di farcela siano molte se non andiamo. Ok, non l'ho toccato, non l'ho toccato. Ce l'abbiamo tutti qua davanti, primi 5, attenti, attenzione, la gara si fa viva. Kawakami non ci fa passare, ci chiude la strada. Adesso qui si allargherà, noi lo prendiamo lo stretto. Noi lo prendiamo stretto e lo sorpassiamo così. Una curva tosta questa. Intanto ci prendiamo il posto di Kawakami, andiamo in quinta posizione. E ci portiamo sul terzo giro. Ultime speranze per andare a prendere la prima posizione. Intanto sicuramente ci portiamo a casa la quarta posizione. Adesso siamo dietro a Gallo. Cerchiamo di non fare cappellate per evitare di perdere posizioni. Con l'ansia di recuperare il podio. Ci siamo vicini. Gallo è terza posizione. Ci tocca solo prendere un po' di rettilineo per metterci in scia e recuperarlo. Intanto sbagliamo la curva, facciamo un pochino più larga, ma intanto riparte. Come sempre sentite il motore fiammeggiante, il colore nero aggressivo della nostra macchina che si mette in scia di Gallo e lo va a prendere, ragazzi, lo va a prendere. Sorpassato in curva, in sgommata, gli ha sgommato proprio davanti, gli ha detto a Bello mettete dietro, prendiamo il podio, terza posizione. Adesso cerchiamo di andare a conquistarci qualcosa di più. Denarmen c'è, Denarmen c'è. Alla battaglia, eccoci qui, siamo tra la seconda posizione. Freniamo un pochino dopo, ce la facciamo. Ci prendiamo il secondo posto. Con la grande aderenza che c'è questa macchina riusciamo anche a accelerare in curva e mangiare un pochino più di strada a Yamanaka. Che va, va, Denarmen lo sorpassa, va in prima posizione a poche curve dalla fine della gara. Prendiamo il gradino più alto del podio. Siamo primi. Poche curve alla fine della gara. È un risultato inaspettato rispetto alla vecchia macchina con cui correvamo. Invece questa spinge, questa va e ci portiamo avanti. Grande sgommata, siamo attenti per non rischiare di rovinare tutto il lavoro fatto. Mancano poche curve. Una gran frenata. Siamo attenti sempre alle sgommate perché la sgommata ci sculetta parecchio la macchina. Ultima curva, ragazzi. Ultima curva, non sbagliamo. Non sbagliamo, non sbagliamo. Non andiamo ai pit. Eccoci qua, ragazzi. Andiamo a prenderci la prima posizione. Eccezionale, un risultato veramente, veramente goduto parecchio. Goduto parecchio. Dai, e dai. Siamo quasi arrivati. La cosa che mi fa ridere è che mettono i pit stop a 6 ore dal traguardo. Ma ci siamo. Eccoci qua, ragazzi. Siamo arrivati primi con pure un discreto stacco dal secondo sul podio, dal secondo classificato. Bene, avanziamo. La prossima gara,
questa vittoria sicuramente ci dà tanto ossigeno per poter insomma andare un pochino più tranquilli nelle gare successive, anche perché la seconda gara mi sembra che sia quella un pochino più semplice, sì, è quella un pochino più semplice, nonostante che abbia delle curve un po' toste, insomma, diciamo che c'ha quelle curve parecchio lunghe, ma con questa tenuta di strada non dovremmo avere grossi problemi. Vediamo alla guida della nostra Subaru e partiamo, si riparte, sempre sedicesimi, ci prendiamo subito la Civic, andiamo in frenata, cerchiamo subito di aggredire i nostri avversari. Eccola qua, la MR2 ce la mangiamo subito. Tredicesimo con la nostra, no perché non ce l'avevamo, però contro la Toyota. Denarman ancora sopra, dodicesima, senza paura, le prime posizioni. Oh, sbagliato, scusa, ho lasciato male il freno, perdonami, diamo la botta alla Supra, ma comunque la superiamo. Adesso contro la Genesis, tutte macchine facilmente recuperabili, cerchiamo di prendere le ultime posizioni subito in modo che poi ci possiamo andare a sfidare con i primi classificati. Ok, diventiamo decimi, Denarman c'è, avanza senza paura, vai di frenata, ecco, questa l'ho fatta lunghissima, ragazzi, qua ci dà sicuramente un po' di penalità, ce l'ha data. Simmons ci supera, eravamo diventati noni, ma giustamente ci sta, insomma, siamo andati lunghissimi, abbiamo dovuto tagliare. Quella curva lì è abbastanza... Eccoci qui, Kawakami, ci allarghiamo un pochino per farla andare un po' sul terreno in modo che perda velocità e ci permetta più facilmente di passare. Intanto Lenoir, settima posizione, ci andiamo a prendere anche lui, siamo settimi, ragazzi, alla fine del primo giro. Abbiamo due giri per andare a conquistarci il podio. Vediamo come si procede. Andiamo avanti, proseguiamo. 260 km orari la nostra macchinetta li fa. Bravo, bellissima frenata. È quella curva che ci mette in difficoltà, perché anche l'altra volta ci ha messo parecchio in difficoltà. Una curva a cui bisogna farla proprio piano 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 piano, perché se no vai lungo. Eccoci, abbiamo Gallo in quinta posizione contro Susvillo e arriva Denarman da dietro. Arriva Denarman da dietro per partecipare alla competizione per la posizione, se li vuole prendere tutti e due. Eccolo qua, Susvillo ci chiude, ci chiude. Adesso andrà ad allargarsi, noi proviamo a entrare dall'interno e lo prendiamo, diamo pure una bottarella a Gallo, diciamo che sposta, le dobbiamo passare a noi. Adesso siamo quinta posizione, davanti ci abbiamo Hizal. Grande sfida tra il quarto e il terzo, Kobukun. Intanto arriva Denarman anche qui da dietro e frena. Eccola qua, la curvetta particolare. Denarman è entrata dentro, ma Kobukun riesce a spuntarla. Niente, rimane quinto Denarman, che si prende del tempo per riprovare il sorpasso. Non era questo il momento giusto, quindi riprova l'attacco. Ok, si allargano, Kobukun si allarga, entra dentro e prende la quarta posizione Denarman. Adesso prova a tirare l'attacco per la terza posizione. Terza posizione, una bottarella e arriva terzo. Terzo, ragazzi, siamo sul podio. Adesso cerchiamo di usare l'ultimo giro per andare a prenderci la prima posizione. Rettilineo del via, parte l'ultimo giro, ragazzi, si parte con l'ultimo giro, cerchiamo di non fare errori, cerchiamo di andare a mettere pressione Yamanaka, che è in seconda posizione. Bella curva, eccoci qua, vai 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 Denarman,
agguerrito più che mai. Questa sì che è una signora macchina, ragazzi. Questa è una signora macchina, non peraltro ci fanno rally. Ha un'aderenza strepitosa. Due giapponesi, primi e secondi, chiaramente a terra in casa loro dominano le strade, ma non hanno fatto i conti con Denarman, che si stringe e va a prendere la seconda posizione. L'italiano va a prendere la seconda posizione, si ritrova contro Miyazono. Prima scalino del podio. Siamo attenti alla curva più pericolosa. Eccola qua, di tutta la pista. È questa. Entra in prima posizione. Entra in prima posizione in una curva pericolosa, ma riesce a conquistarsi il gradino più alto del podio. Ora dovrà difenderlo Denarman fino all'ultimo, ragazzi, ce lo dobbiamo difendere. Quindi andiamo, prendiamo subito sull'acceleratore. Ancora, ma sai, curve. Poi quando provi a buttare tutto in accelerazione rischi di fare errori importanti. Intanto, dai, guarda che curve. Non male che questa è più facile. Ragazzi, arriviamo all'ultima curva, siamo primi, ci andiamo a conquistare il gradino più alto anche in questa gara, altri 12 punti per noi. Che macchina, ragazzi, abbiamo puntato sul cavallo vincente questa volta e infatti anche questa prima. Buono, altri 12 punti per noi, crediti dovrebbero essere 28.000, ragazzi. Che gara, che gara. Buono, 25.000 crediti, siamo a 24 punti, dobbiamo stare attenti comunque perché a questo punto voglio andare a prendere l'oro, voglio arrivare all'oro con l'ultima gara che non è semplicissima perché è una gara tutta stretta, tutta muri alti e strade strettoie, quindi è difficile pure sorpassare. Bisogna fare una gara molto molto studiata. Siamo pronti, andiamo subito, ragazzi. Che torneo emozionante. Vediamo Denarman senza paura, si prepara. E si parte, ragazzi. Siamo partiti. Subito. Allora, sta Civic veramente comunque uno sfigato questo che guida sta cosa. Sta sempre quindicesimo. Mamma mia. Dai, spostate su. Non so manco che ci sei venuto a fa. Pure quest'altro, cioè, gli ultimi tre. Che ci siete venuti a fa? Portiamo 14esimi. Tanto andiamo a conquistarci, come detto in precedenza, subito le prime posizioni. Eccoci qua. La nostra Subaru che spinge come pochi. Mette paura adesso. Vedete, le strade qua sono tutte così, con curve particolarmente strette, però sta macchina è una cosa eccezionale, si guida da paura, c'ha una tenuta di strada meravigliosa e riesce tranquillamente nell'intento di farci avanzare in maniera rapida e recuperare posizioni. E infatti, aia, vabbè. Abbiamo dato una bottarella, ma ce l'abbiamo fatta. Prendiamo pure l'undicesimo posto senza frenare neanche troppo. Andiamo, adesso ci avviciniamo al decimo che ci inchioda davanti. Tacci tua. Bellissima chicane e noi facciamo con molta morbidezza. Ecco, si faceva per dire, come avevamo detto. Ci siamo incollati il muro. Ripartiamo con prepotenza comunque. L'ho detto, questa pista non è affatto semplice. Qua fai un errore e te schianti senza nessun problema, proprio in totale libertà. Andiamo a recuperare prime posizioni che sono tutte lì, c'è un bel pezzo di rettilineo. Andiamo a sfruttare tutti i nostri 400 cavalli su questo pezzo di strada. Questa 260 li fa, ragazzi. Che gran macchina, che gran macchina, oh. Veramente un gioiellino. Adesso
proviamo a ripartire, andare a guadagnarci qualche altra posizione perché ci è necessario per guadagnare quei punti che ci permetterebbero e ci permetteranno di vincere loro. Tanto ci abbiamo il nono e ce lo mandiamo dietro. Ottavo e settimo, vabbè, sfruttiamo il potere frenante della macchina davanti per frenare appunto e sorpassare. Abbiamo Suswillo, Hizzail e ci portiamo in quinta posizione, ragazzi. E ci abbiamo i 5 lì davanti. Prendiamo, scaliamo di marcia, ci portiamo in seconda, gran curva e si riparte subito con la terza. Dai che c'è grande fervore. Si riparte ancora in seconda. Piano, non dobbiamo andare a sbattere perché sennò perdiamo velocità. E arrivederci, grazie ai primi 5. Facendo parecchia difficoltà in questo momento a recuperare il terreno, ma un pochino, diciamo, questa sgommata ci ha aiutato in realtà. Poteva farci perdere terreno. Infatti ricappiamo il quarto. Ricappiamo il quarto. Attenti. Ci abbiamo Gallo in terza posizione. Mamma mia che gara, quasi quasi perfetta, macchiata solo da quel muretto che ci siamo presi fino adesso. Eccolo Gallo che ci sta davanti. Mettiamo un po' di fiato sul collo, ci mettiamo in scia. Ciao Gallo. E andiamo alla terza posizione, ragazzi. Ora proviamo l'ultimo giro a sfidare le prime due posizioni. Iniziamo a frenare perché questa curva è parecchio pericolosa. Ma ripeto, questa macchina ha una tenuta di strada meravigliosa, quindi non ci sono grossi rischi. E si riparte. Vai che c'è Migliazono. Avanziamo senza paura, ancora ci mettiamo in scia e andiamo a conquistare la seconda posizione. Ora si punta tutto sul primo, si punta tutto sul primo, magari potremmo vincere tre gare, tutte e tre primi, 12 punti, quindi 12, 24, 36 punti, vincere il torneo a punteggio pieno, riscatto per Denarman dopo l'ultima brutta figura, riscatto, punteggio massimo e rimettiamo timore a chi ci ha sottovalutato. Eccolo qua, Yamanaka, Yamanaka. E sicuramente non ci darà il suo posto in maniera semplice. Ci darà del filo da torcere, infatti lo sta facendo perché comunque sta girando in maniera impeccabile, sta facendo delle curve perfette. Noi siamo sempre lì. Noi siamo sempre lì che cerchiamo. Prenderlo, dai che lo riprendiamo, dai che lo riprendiamo. Tanto si fa notte, tra un po' non si vede più niente e quindi forse era meglio superarlo prima. E lo proviamo a superare qui e ce la facciamo. Ce la facciamo, ragazzi. Mazza che entrata proprio nella prima curva di notte. Ci andiamo a prendere la prima posizione. Ci andiamo a prendere la prima posizione. Ultime curve. Ha sbagliato. E infatti ci recupera. Abbiamo fatto una cappellata. Non ho visto la curva. Non ho visto la curva. Ci ha ripreso il posto. Ce la dobbiamo giocare tutto qui in quest'ultimo rettilineo. Proviamo nell'ultima frenata a recuperarlo. Mazza di notte senza una luce, senza niente. Abbastanza complicato, ve lo dico.
Oh, entriamo dentro. Entriamo dentro. Ci allarghiamo. Guardalo, guardalo come ci si mette davanti. C'è un contatto. C'è un contatto fra i due. Niente, ragazzi, niente. Oh, è riuscito fino all'ultimo a arrivare primo. È arrivato primo, ragazzi. Mamma che sfida! La vince lui in questo caso. Ma noi comunque ci aggiudichiamo l'oro nel torneo. Questa è stata tosta. Oh, mi ha dato del filo da torcere. Poi abbiamo sbagliato in quella curva. Obiettivamente ci sta che siamo arrivati secondi. Ci portiamo a casa 15.000 crediti, ma comunque vinciamo l'oro nel torneo. Ci ha dato parecchio filo da torcere. Ci vinciamo anche un biglietto roulette 3 stelle, 50.000 crediti. Ah, e qua abbiamo tre automaggio. Io vorrei, vabbè, tanto tutte e tre BMW. Anglinglon, Zigulon, Zigulon. Mettiamo quella centrale. Buona, buona. Abbiamo preso l'M3. Oddio, aspetta, l'M4 non era male, eh. Manco l'M3. Comunque, vabbè, contentiamoci. Tanto sicuramente il barista ci darà un menu per andare a vincere le altre due macchine. Dai, guarda che spettacolo che abbiamo vinto. Ragazzi, una signora macchina che ci ha permesso di vincere l'oro in questo torneo. Veramente una guidabilità, ve la consiglio. Se siete alle prime armi pure con il gioco, vi consiglio questa Subaru perché è una cosa eccezionale. Si guida veramente da paura. Andiamo al caffè. Vediamo che vuole Luca. Complimenti alla vittoria. C'è la ricompensa per te. Avanti, prendila. Ok. Menu. Ah, ok, vabbè, ci dice praticamente dobbiamo iniziare il menu, appunto, come vi dicevo, delle BMW. Collezione di auto prodotte dalla casa bavarese della BMW. Nello specifico dovrai acquisire le auto sportive a prestazioni elevate della serie M. Torna al caffè una volta acquistate tutte e tre le auto e ti darò una ricompensa. Va bene. Ok, ci siamo. Perfetto, allora andiamo al garage, ragazzi. E ci andiamo sicuramente ad aprire il biglietto roulette. Vediamo la collezione auto. Vabbè, questa è quella che abbiamo praticamente preso. Abbiamo vinto. Che scusate se è poco. La cambio un secondo per farvela vedere meglio. A parte ci abbiamo pure il maggiolone. Io me l'ho dimenticato. Qua tocca un po' mettersi a usare un po' di macchinette che non abbiamo mai utilizzato. Cioè, abbiamo 60 americane, cioè abbiamo Ford e no, Chevrolet neanche, ma Ford ce ne abbiamo diverse, eh. Mamma mia. Comunque, questa è l'auto che abbiamo appena vinto e poi sicuramente andremo a modificare. Guardate gli interni, veramente sta macchina spettacolare, una classica della casa BMW. Andiamo, ragazzi, prima di salutarci, ad aprire il biglietto roulette 3 stelle, sperando che ci dia qualcosa di importante. Sono due macchine che ci interessano. Magari ci desse la classe A, e invece no, sempre crediti pochi. Va bene, quanto ci dai? 10.000, appunto. Hai ottenuto i crediti, saldo attuale aggiornato. Va bene. Ok. Abbiamo preso 10.000 crediti, però andiamo questa. Poi lunedì sera, molto probabilmente, ragazzi, la andremo a modificare. Andiamo a vedere prima del saluto le macchine usate che ci sono. Vabbè, queste praticamente M3, la DeLorean. No, non è la DeLorean, infatti, ma questa sia troppo poco. Vabbè, questa è esaurita. Vabbè, ecco, tipo la Lancia Delta ce la potremmo comprare. Infatti la DeLorean pure esaurita, ma abbiamo tenuto lì troppo tempo. C'è una Clio, una Subaru Impreza, ma va bene, abbiamo già quell'altra, quindi ci accontentiamo. Vediamo, Ferrari F430. Ragazzi, dobbiamo ancora provare la testa rossa. Giuro che la proveremo presto, ve lo prometto. E lunedì sera ci facciamo qualcosa per provarla. C'è una Viper GTS del 2002, bellissima anche questa. Una Lamborghini Diablo, ecco questa è un'altra di quelle macchine che vorrei. Questa è un'altra delle macchine che vorrei. La 8C da competizione, insomma, di macchine usate, diciamo che ce ne sono parecchie.
Di macchine usate ce ne sono abbastanza. Quindi ci toccherà andare a fare nella prossima sfida, le gare in Europa. Vediamo dove dobbiamo andare a correre: Germania, Austria e basta, perché sono due gare. Perfetto, le affronteremo probabilmente nel prossimo video o lunedì sera in live. Adesso vediamo un attimo, ci organizziamo. Detto questo, ragazzi, vi saluto. Mi raccomando, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, condividete e commentate. Iscrivetevi al canale, sempre per supportarmi, e a tutti i miei canali social, ragazzi, per rimanere sempre aggiornati sui video, sulle live, su tutto quello che è il canale di Denarman. Ci vediamo. Non vi dimenticate, lunedì sera 21:15-21:30 in live sul canale. Vi aspetto sempre numerosi per divertirci tutti insieme. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto dal vostro Denarman. Ciao!